qui, Stefano Baffetti, complimenti, Grazie. 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 Noi così abbiamo la consuetudine, prego, comodi, di fare dopo lo spettacolo, post play, ovvero l'incontro con la compagnia, con l'artista, almeno la sera della prima. E questa sera siamo molto contenti di poterti ospitare. Grazie, grazie veramente. E dunque, io intanto, come hai ricordato tu, questo spettacolo ha preso un po' l'avvio da Pescara in un certo senso, no? Perché con Sì. questa partecipazione alla vetrina di Teatro Ragazzi, così palla al centro, in cui tu sei stato inserito anche un pochino marginalmente all'inizio, non... invece il tuo spettacolo è esploso proprio, anche Giulia mi ha raccontato che praticamente è diventato il caso di palla al centro di quell'anno. Sì, è andata bene per fortuna che adesso qui lo conoscevate bene, devo ringraziare Stefano Stefano, Cipiciani. Stefano Cipiciani, sì, lo conoscevamo Che bene. vabbè, io ho iniziato a fare teatro per puro caso a 41 anni, e quindi non ho avuto una formazione, non ho fatto accademia, sono completamente autodidatta, quindi. Complimenti. No, quindi ho dovuto gioco forza puntare un po' sull'istinto e Stefano venne a vedere una prova e disse ma va bene. Tu nasci come musicista, so, giusto? Sì, musicista, Francesco è musicista, io strimpellavo, strimpellato 20 anni, però strimpellavo, poi, no, ma ripeto, è nato tutto casualmente perché io colpevolmente sono venuto a sapere questa storia che avevo raccontato stasera. Io sono di Tuoro, che è un piccolo paese del comprensorio del lago Trasimeno, e io non la conoscevo fino ai 30-35 anni. E quindi ho intervistato nel 2009 la voce che avete sentito fuori campo, era di Agostino Piazzesi che è scomparso nel 2012, ma semplicemente perché volevo saperne di più. Quando ho saputo che c'era sto signore vivo, ho detto, cavolo, semplicemente non sapevo Hai nemmeno che registrato fare. però, Sì, l'avevo registrato, bravo. non sapevo nemmeno che fare, dico. E poi dopo mi sono venute delle immagini, le ho messe su carta e stavo facendo un corso di teatro dell'associazione Bottegarte, che poi è quella che l'ha. E dissi al presidente, ma tu sai se c'è un attore che può mettere in scena sta cosetta, con scritto? Dico, ma scusa, ha fatto il laboratorio, ma falla tu, no? E quindi da Certo. lì partì tutto. E in effetti, diciamo, io avevo letto poi i materiali che ho mandato, c'era questa storia appunto dei pescatori che avevano comunque portato in salvo questi ebrei sull'altra sponda del fiume, che sembrava un pochino la trama principale. In realtà hai fatto un affresco di questa Isola Maggiore che va molto al di là di questo episodio poi in particolare, che in effetti anche nel bilancio dello spettacolo prende veramente solo gli ultimi 5 minuti, possiamo dire, perché in effetti veramente ha fatto vivere un mondo, un'isola, ha interpretato tutti i personaggi, il clima, sia della guerra, dei tedeschi, ma insomma proprio quello che si respirava in un paese che può essere anche uno dei nostri di montagna, insomma, certo lì c'è il rapporto col lago, però insomma dei rapporti delle persone tra di loro, con la povertà e con comunque, come dire, la dignità, insomma, la serietà nell'affrontare la vita. Cioè sì, io ho voluto fare appunto un affresco, non è che me l'ha chiesto la Proloco, ma insomma era solo per dire. No, no, perché quello che mi interessava in realtà me l'ha ispirato Agostino Piazzesi, la persona che ho intervistato, perché con un'innocenza io mi sono detto, devo cercare di, proprio vi dico come l'ho fatto, di rappresentare quel sentimento di innocenza che gli arriva la guerra qui, come
Cioè io veramente, io vi invito, se passate dal Trasimeno, ad andare a vedere Isola Maggiore, perché proprio sembra di stare su un altro mondo. Cioè, io non avevo neanche notizia che ci fosse questo comune, quest'isola. È talmente forte questo senso che mi ha ridato Agostino, dell'innocenza, cioè, me lo disse con una pacatezza, io dissi a Agostino, ma perché lei ha fatto sta cosa? Perché se no la ammazzavano, e che dovevo fare? Punto. Posso raccontarvi una piccola cosa? Io il 26 gennaio, Francesco Segnetro, del 2025 andrò a Piacenza a fare questo spettacolo. Vado a Piacenza perché Ettore Romizzi, uno dei figli di Amedeo Romizzi, uno di quelli che ho nominato, mi ha invitato. Io il 27 gennaio scorso ho fatto il decennale dello spettacolo. Lui era lì, in mezzo al pubblico, chiamato da una di Isola Maggiore, dice vieni a vedere perché c'è una cosa che interessa papà. Lui non lo sapeva. Cioè lui è venuto allo spettacolo e ha detto, ah sì, mio babbo ha fatto sta cosa? Cioè Amedeo Romizzi, quelle due sere, quelle due notti, di X anni fa, è andato, ha salvato 30 persone, è tornato, ha messo a posto i remi, ha preso quell'altro, è tornato dentro al lago e ha cominciato a lavorare e dai figli non gli ha detto niente. Come se fosse normale. Ecco, io questo ho voluto rappresentare un po'. Con la guerra che ti passa sopra. Beh, anche qui diciamo la guerra è passata anche violentemente, sia con i bombardamenti per esempio a Pescara, sia anche con i comandi tedeschi, cioè la linea Gustav passava da qui. Anche nel nostro piccolo mio, insomma, paese di mia madre, che è a 30 km da qui, c'erano i tedeschi. È appunto storia che mia madre raccontava, i tedeschi che hanno fatto questo. Noi pensavamo che più o meno in tutta Italia, non è stato in tutta Italia così, è stato in determinati punti laddove il fronte si spostava in effetti, e tante storie non le sappiamo, è vero? Anch'io ultimamente la mia zia mi ha raccontato, cioè appunto queste storie, dice che il padre era stato già messo al muro dai tedeschi e poi dopo miracolosamente se ne sono andati e l'hanno salvato, per dire, e sono cose che si raccontano ogni tanto per casualmente, perché poteva non succedere che quel pomeriggio raccontasse, e tante storie si sono perse in effetti così, quindi ha ancora più valore riuscire a ritrovare poi delle testimonianze. Sì, poi a me ho aggiunto, ovviamente ci sono le parti che si capisce che sono totalmente inventate, no, ovviamente, e io dico una cosa abbastanza netta, che cioè a me francamente raccontare solo le storie e la memoria storica in sé mi interessa niente, nel senso che per me la memoria storica è tale se poi serve a qualcosa, se poi viene attivata, viene perpetrata, cioè adesso veramente, cioè se abbiamo un candidato presidente degli Stati Uniti che dice ma in fondo Hitler ha fatto anche cose buone, diciamo che la memoria bisogna comunque molto vivificarla, ecco, e attivarla, insomma, no, non è cioè, che il nazista, qui il mio nazista, così come devo dire il discorso che tu hai fatto del tuo nazista sul fatto di annientare le persone, purtroppo a me ha rimandato immagini di oggi, di ieri, di questi giorni, insomma, non voglio stare a dire quali fronti, ma insomma sicuramente sì, stiamo così, assistendo a un annientamento di una popolazione da qualche parte vicino da noi. Cioè, sì. L'asticella ha un valore, è un coefficiente. Proprio da popolazioni che invece avrebbero dovuto dare i valori. Sono coefficienti sociali i valori. Non sono qualcosa di immutabile, sono dei coefficienti sociali che servono a organizzare la vita delle persone. Se non gli viene dato più valore, basta. Cioè, non c'è il giusto e lo sbagliato in automatico. È così.
Cioè, semplicemente così. Quindi è quello che bisogna cercare di tenere l'asticella su, perché se no si abbassa e nemmeno. C'è un bel pezzo di uno che scrive parecchio bene, Stefano Massini, sul dialogo tra Eichmann e la Arendt, dice: ma quando arriva la linea della notte? E non te ne accorgi. Non te ne accorgi, Sì. semplicemente arriva. Bisogna tenere la luce accesa. Beh, il Vittorio. tuo personaggio così qua del nazista è stato davvero molto forte, molto inquietante, forse uno dei personaggi più incisivi adesso che diciamo che emergono nello spettacolo, anche gli altri, però sicuramente questo è stato, a me ha scosso molto. E però devo dire che poi ci hai fatto anche sorridere, hai anche molta ironia, questo sicuramente aiuta proprio a far scivolare proprio dentro le cose. La storia, insomma, gli spettatori lievemente, come dire, sì, lievemente, Grazie. sì. Quella è la classica tattica, no? Uno alza che poi Beh, però bisogna scaccia. avere la capacità. E, diciamo, a parte questo spettacolo, stai portando altri spettacoli. Sì, allora io nel corso del tempo ho fatto anche altri monologhi. Uno, vabbè, Divertissement, insomma, scusate se abbasso il livello, cioè praticamente è uno spettacolo comico ispirato a mia madre, che è una persona che mangia in continuazione, la trovo nascosta in casa, che si imbosca le cose, cioè, e anche una con la battuta molto pronta, quindi, però sta andando molto bene anche quello, ho fatto sempre tutto esaurito, è proprio tutt'altro tipo di Tutt'altro, spettacolo. Poi certo. sempre a palla al centro presentai, e quello ha avuto una bella vetrina perché me lo prese il Teatro Stabile dell'Umbria. Insomma, essere in cartellone con Celestini è stata una bella Beh, soddisfazione. complimenti, certo. E si chiama Spaceman, è uno spettacolo che parla di un particolare tipo di paternità. Io non ho figli, però ecco, insomma, sono spericolato verso quel versante lì, però ecco, una cosa un po' particolare. E poi ecco, sto cercando una produzione, se arrivasse, per uno spettacolo ispirato all'assassinio di Soumaila Sakho, che è stato un bracciante sindacalista ucciso a Rosarno il Sì. 2 giugno del 2018, quando qualcuno a un comizio diceva che agli immigrati gli era finita la pacchia, no? Soumaila Sakho veniva assassinato da un colpo di fucile perché da una discarica dismessa prendeva un pezzo di lamiera per fare il tetto affinché la sua famiglia nella bidonville di Rosarno Gli bevesse addosso. non gli cadesse l'acqua in testa, Sì. ecco, tutto qua, ecco, per un pezzo di lamiera. Bene, quindi comunque gli argomenti sociali sono comunque un tuo focus di interesse. Vabbè, è un bel lavoro, complimenti. Speriamo, speriamo di trovare qualcuno. Sì. Ci sono domande, curiosità, Io vorrei ecco. fare complimenti, Grazie. Stefano. Grazie, Stefano, grazie. parla al microfono, vieni. Ho studiato all'Università per Stranieri, gli A anni 80, Perugia? a Perugia, gli anni 80. Allora, Adesso lo deve andare, ci devi parlare prima è stato che siamo andati al lago. Allora, sul treno, io ho conosciuto una ragazza di 17 anni, io ho 20 anni, allora mi ha parlato proprio della liberazione di Umbria. È stato, io stata. italiano soffocavo un po', lei ha cercato di farmi capire molto bene, infatti ha parlato pure il treno, tedeschi, varie cose, storie mi ha raccontato, e poi io ho chiesto: come mai tu così sai tutta questa politica e storia? Mi ha risposto: sono militante del Partito Comunista. Una volta erano seri i partiti. E Adesso c'è PD che fa fascista, tra fa l'altro, fascista. vabbè, Basta, basta. la marcia su Roma è partita da Perugia, quindi abbiamo anche noi le nostre pecche, quindi ecco.
In effetti la voce di Agostino all'inizio anche diceva, anche quella è una delle frasi che mi hanno colpito, di dire che prima diciamo, si badava più alla vita, cioè si stava più sulla vita, sulle cose, e adesso i giovani li vede così, in effetti, persi, no? Nell'irrealtà, nella Fantascienza. fantascienza. Sì, quello è stato un pezzo che ho Sì. anche tagliato un Sì. po' in post-produzione E adesso perché. pensa, l'hai fatta nel 2008, hai detto l'intervista 2009? 2009. 2009, quindi adesso a distanza di 14 anni, 15 anni, forse è ancora peggio, no? Sì, lì è Sì. stato un momento Facciamo toccante proprio i perché. telefonini, le cose, Ah, vabbè, ma quello tutti, anche la cioè, politica, cioè anche i veramente, grandi, anche, credo, cioè anche i adesso grandi, anche i non grandi, cioè solo. prima forse più giovani, adesso tutti. Adesso i Sì. giovani c'è chi glieli mette in mano, ma Sì. insomma noi altri li abbiamo presi, quindi comunque sì, adesso non voglio fare il boomer, però ecco, io immaginate che io questo spettacolo lo porto spesso sulle scuole, il Teatro Brecht di Perugia tutti gli anni lo distribuisce. E devo dire che però se gli dai qualcosa su cui riflettere, cioè io purtroppo avendo iniziato col teatro a 41 anni necessariamente faccio anche altro per vivere. Stavo facendo il grande salto, ma era il marzo del 2020, non so se vi ricordate poi quello che è successo, no? Per fortuna non ho staccato il piede da dove stavo appoggiato, per fortuna, perché altrimenti, ecco, tanto per parlare cose. Quindi io di mestiere da sempre faccio l'educatore. E vi dico che ai ragazzi se tu gli dai quello che fare, anzi devo dire che sono stato tanto fortunato perché i ragazzi stanno sempre molto attenti. Adesso, cioè, io l'altro giorno un ragazzo mi diceva, Stefano, sai che a TikTok adesso il limite è 17 secondi? Io dico, ma che è una bomba. Dico che è un timer. Io ho fatto, ma tu vali 17 secondi? Che senso, scusami, Ecco, che senso il limite è di 17 secondi? Cioè di video, cioè i video non possono durare più. che la regola di TikTok sia che se tu duri più dei 17 secondi, già non ti guardano più. Quindi mi diceva, ti devi raccontare in 17 secondi. Io ho detto, ma tu vali 17 secondi? Tu vali Beh, vabbè, ti devi 17 raccontare, secondi. fai la battuta, insomma, cioè, è una pillola, non è che ti devi No, raccontare, appunto, cioè, l'intero in però, 2 secondi. quindi, però se tu quella roba gliela levi, loro ci stanno, non sono problematici. Cioè, ovvio che ci sono i problemi, cioè, tutti i giorni, gente che si taglia, gente che è qui, gente che. Cioè, lo so che ci sono i problemi, ma se tu. Cioè, basta dare un peso ai pezzi buoni. Tra virgolette, ho detto una cosa bruttissima. E se no è nazista, cioè. O di qua o di là, cioè. È facile, eh. Scegli. Che vuoi dare retta a questo o a questo? Se gli dai quello, quello poi va in automatico che non lo considerano più. Cioè, se non si vedono loro, e come fanno a vedere gli altri? Se non li vedi tu, se non si vedono loro attraverso gli occhi di un adulto, e un ragazzo deve vedere quello che è dentro agli occhi di un adulto, e se no, come fa? Per forza, no? E se l'adulto non è più interessante, non si interessa, non gli fa vedere quello che vede, quando lo guarda, e lui può stare al telefonino, ma c'ha ragione lui, ma viva il telefonino. Scusate, il pippone, sono educatore, è partito il pippone in automatico. Bene, che dire ancora? Ci sono altre domande, considerazioni? Volevo Sì. chiederti quanto contato che cosa pensi Quanto ha contato la tua esperienza di educatore nella scelta di un teatro che anche per questa seconda prospettiva che ti auguro di realizzare e di impegno civile? Allora, io devo dire che
lavoro da educatore sicuramente mi aiuta a, come dire, a decantare le emozioni che sento, quelle che a cercare, le riconosco, diciamo. Cioè, il mio lavoro è riconoscere le emozioni che vivono in quel momento le persone, poi gestirle è un'altra cosa ancora. Che a riconoscerle se buoni più o meno tu, basta un minimo di buonsenso. Trasformare questo in un lavoro teatrale è difficilissimo, perché poi dopo il teatro non lo fa l'impegno sociale, se no dopo 10 minuti dormivate belli, tranquilli, proprio. Cioè, il teatro ha fatto le altre cose, il registro teatrale ha le sue regole, lì se muore e se risorge. Infatti io tutte le volte che sto per entrare in scena dico: ma chi me l'ha fatto fare? Perché te cachi sotto, cioè non c'è niente da fare, perché devi morire per poi diventare qualcos'altro. Ma quello della scelta delle tematiche sociali, in realtà, cioè io non voglio che al mio spettacolo la gente vada via comoda, rassicurata. Non c'è niente da rassicurare. Qualcuno molto più importante di me diceva che il teatro le deve far venire le domande, non te deve spiegare niente. Anzi, il fatto che sono educatore mi porta a mettere anche troppi spiegoni dentro ai testi, però ecco, devo asciugarlo un po', quello sì. Non so se ho risposto. Si è incamminato anche nella strada autoriale, cioè tu fai i tuoi testi, sì, li costruisci, sì. Diciamo, in base anche a quello che se no, questo, diciamo, ti fa fare un salto, diciamo, uno scarto in più rispetto all'essere semplicemente attore, diciamo, o semplicemente o soltanto autore, ma è come il cantautore, diciamo. Sei un... Devo dire che quando scrivo e basta, scrivo. Dai, all'attore, affari vostri, mo. Vedetevelo voi. Davanti al plotone d'esecuzione ci andate voi. No, mi è capitato, certo, di scrivere spettacoli per altri, quindi ecco. Stavo tanto tranquillo. Volevo chiedere se tante, qualche volta scrivi anche per altri, in senso non solo loro. Porto il microfono perché... Sì, ero curiosa se quando scrivi un spettacolo può essere altro che monologo o sempre pensi a te che lo fai? Allora, io ho scritto... Ah, scusa. Un attore solo questo. Sì, sì, no, io ho scritto uno spettacolo di cui vado molto fiero, che adesso non gira più, purtroppo, che si chiama Accanto a te, e parlava di... l'ho fatto in collaborazione con i centri antiviolenza di Terni, di Perugia. Appunto, parlava di questa tematica della violenza di genere. È una cosa di cui vado particolarmente orgoglioso, perché io ho scritto le parti femminili. Quindi riuscire da uomo, che comunque ha fatto un certo percorso, perché il maschilismo ce l'abbiamo dentro tutti, possiamo essere progressisti, no, quello non c'entra niente. E quindi ho scritto anche per altri, per attori. Tra l'altro, Accanto a te aveva come attore maschile Alessandro Sesti, che è un bravissimo attore, autore, che ha cominciato a fare tanta strada, sta andando veramente lontano, è un caro amico e si merita tutto il bene del mondo. E poi ho scritto... Tu hai scritto le parti femminili e quelle, sì, maschili no? No, ho scritto quelle femminili. A quattro, infatti, mani, diciamo. E quelle maschili le ha scritte una donna? No, quelle maschili le ha scritte una persona, che un altro autore, che però ecco, quando sono dovuto passare per il vaglio delle operatrici del centro antiviolenza, è stata, cioè, avevo adesso senza, al di là del, cioè, ero proprio preoccupato di non... o di dire fesserie, o di non cogliere gli aspetti del problema. Cioè, scrivere non è... No, devi non è prendere facile, una cosa... Certo. Certo, non è facile. Mi diverte più che recitare, questo è poco ma sicuro. Anche perché è più tranquillo, ripeto. Però...
poi ho scritto sempre su quel periodo storico lì, metà spettacolo del bombardamento di Passignano, sempre paese del lago Trasimeno. Questa è una cosa che debutterà a breve. Poi che ho scritto? L'umile amore, una performance che per una cantante. Quindi diciamo soprattutto, diciamo, monologhi, però non solo. No, no. Se qualcuno mi commissiona un testo, io non è che fa il prezioso. Certo. Va bene, con questa battuta io direi che ci possiamo congedare, così ti mandiamo, tornando al concreto della vita, ti mandiamo anche a mangiare, che anche quello ci vuole, prima che chiude il ristorante. E ti ringraziamo tanto, grazie a voi, ringraziamo il pubblico che è rimasto. Grazie davvero, grazie.